direttivo FLI di Villa Piana esprime il proprio disappunto all'indomani del consiglio comunale tenutosi lunedì 7 gennaio, che ha visto, seppur non inserito nell'ordine del giorno, un lungo dibattito riguardante la condanna ad 1 anno e 4 mesi inflitta all'assessore all'ambiente e attività produttive della cittadina ionica. Quello che è emerso dagli interventi del sindaco Rizzuto e dell'assessore all'ambiente Leone durante il consiglio comunale di ieri, sostengono i dirigenti FLI, ci lascia profondamente delusi. Crediamo che in un momento in cui il sistema politico italiano è al collasso a tutti i livelli, il sindaco ieri sera abbia perso una grande occasione, l'ennesima, decidendo di non ritirare la delega al suo assessore. Si è fatto sfuggire la possibilità di lanciare un segnale fortissimo, soprattutto verso le generazioni giovani, presenti in massa al civico consesso di ieri, e verso la cittadinanza che avrebbe certamente approvato una simile decisione. Nella nota diffusa dal direttivo della sezione di Villa Piana del partito di Gianfranco Fini, si criticano inoltre i termini con i quali è stato comunicato il mancato passo indietro dell'assessore all'ambiente. L'assessore Leone, si legge, ha ricordato in sede di civico consesso come diversi parlamentari e consiglieri regionali, seppur condannati in primo grado, non abbiano rassegnato le proprie dimissioni. Non riteniamo sia stato l'esempio più giusto da porre all'attenzione dei presenti. Se ci si reputa persone oneste, bisogna decidere in maniera opposta rispetto a chi sbaglia, non certo seguirne le decisioni e l'esempio. Le sue dimissioni sarebbero state dimostrazione di ottemperanza al senso civico e al buon senso che dovrebbe caratterizzare ogni amministratore della cosa pubblica. Apprezziamo dall'altra parte l'atteggiamento con cui la minoranza ha affrontato l'argomento. La proposta di dimissioni in massa è un segnale non indifferente non solo all'interno del Consiglio, ma soprattutto verso i cittadini di Villa Piana. Non ultima la richiesta da parte dei dirigenti FLI di una presa di posizione ufficiale del neoeletto segretario del Partito Democratico in merito alla vicenda. Il PD, in quanto primo partito a Villa Piana, nonché forza politica che esprime il sindaco e partito che su scala locale e nazionale ha intrapreso un percorso basato soprattutto sulla difesa della legalità, continua la nota, ha il dovere di rendere nota la sua posizione in merito alla vicenda Leone. Ci aspettiamo che il suo segretario, il dottor Domenico De Santis, renda noto alla nostra cittadinanza il suo atteggiamento di fronte ad una vicenda che ha aperto un dibattito tutt'altro che chiuso sulla questione morale, un tema che ha raramente interessato un paese quasi immacolato come il nostro.